Ma credo che quel gol non me lo scorderò mai per tutta la vita, insomma. E neanche nei sogni più grandi avrei immaginato di segnare una partita decisiva per andare in Serie A. E sono sincero, in quel momento non ho capito molto, no? Poi nei giorni successivi, riguardando le immagini e la gente, i video, insomma, avevo capito un po' di più di quello che avevo fatto quel giorno, quindi è stato veramente bello e continuo tuttora a essere felice di questo. Questa prima partita con il Lecce in Serie A, che emozioni pensi di provare davanti alla squadra del calcio? Ma sicuramente è uno degli esordi più belli, no? Giocare in quello stadio è uno dei più belli in Italia, in Europa, quindi c'è la storia del calcio veramente in quello stadio, quindi esordire lì sarà veramente emozionante, quindi è una vita che uno gioca e si impegna tutti i giorni per arrivare a questo obiettivo, no? E quindi una volta che ci arrivi è veramente, veramente bello. Caro, di quella tua Fiorentina c'è un altro che ha fatto un percorso simile al tuo, cioè abbandonato, si è tirato su ed è riuscito ad andare comunque in Serie A? Che lo prendi come esempio, che dici, mal comune mezzo caldo, perché anche tu eri stato lasciato via, scartato dalla Fiorentina a titolo definitivo, invece ti sei ritrovato poi. Ma detto così, mi viene in mente forse solo Mancini, no? Difensore che ora c'è da Roma. È stato lasciato a Perugia, ha fatto molto bene lì, poi è stato Titolo questo. definitivo allora. Sì, no, fin da Perugia, poi l'ho preso l'Atalanta. Comunque, se devo ricordare qualcuno che è stato andato via dalla Fiorentina e poi è riuscito a fare quello che sta facendo lui, insomma, è l'unico, sì. Avresti mai immaginato una volta che eri finito a titolo definitivo al Bari, inserito in un'operazione che poi era per Trascovilli, che avresti avuto comunque l'opportunità di risalire velocemente anche. Ma sinceramente credo che sia stata la mia fortuna quella, no? Perché tante E la volte, delusione ha sì, coperto la secondo fortuna. me è stata la mia fortuna quella, no? Staccandomi proprio dalla Fiorentina e avevo la possibilità di costruirmi il mio futuro da solo, no? Senza qualcuno dietro, quindi dato che la Fiorentina in quel momento non credeva in me, credo che sia stato più giusto per tutti e anche per me staccarmi da loro, ecco. Si potrebbe dire, collegando a quello che ha detto Berardi, all'inferno ritorno, no? Che una salvezza, quello che stavo rivelando, Sì. l'inferno di Bari, poi Lecce, quanto quindi se non avessi trovato Livellani sulla strada a Terni, pensi che lui sarebbe cambiato sullo stesso Lecce, lui ti ha voluto. Ma credo molto nel destino, quindi credo che sia stato destino che doveva arrivare a Terni il mister. Eravamo spacciati praticamente quando è arrivato lui e ci ha salvato, e ci siamo salvati tutti insieme. E poi sono fortunato che l'ho ritrovato e che mi ha rivoluto insomma qui a Lecce sicuramente, perché altrimenti non so in questo momento dove sarei, ecco. Senti, tempo fa, non so, scherzando ma non troppo, e so che ne avete parlato con alcuni giocatori, disse che molti giocatori dovrebbero mettere la foto di Liberale sul comodino e dire grazie tutte le sere. Tu sei uno di quelli. Ma sicuramente dovrò sempre ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato l'anno scorso, quando giocavo alla Ternana, perché mi ha rivoluto qui, insomma, dopo l'esperienza a Terni, quindi sicuramente io lo devo tanto al mister, sicuramente. In che cosa ti incita, insomma, a migliorare Gerardi? Ho visto anche domenica sera richiamarti spesso, darti dei consigli. Ma lui, come ho sempre detto, è un martello, come ho sempre detto, no? Quindi anche sul 4-0 non voleva che mollassimo e quindi vuole sempre tirare fuori il 100% da ognuno di noi e la sua bravura e la sua forza è quella lì, no? Che riesce a tirare fuori veramente il massimo da tutti e nel corso degli anni si è visto, insomma. Quanto è importante negli interscambi tra te e Taxidis contare su due play a tutti gli effetti, no? Anche se tu poi sei quello più portato a buttarti dentro. Ma ho Soprattutto sempre. in Serie A servono due che vanno a fare in transizione in maniera corposa.
Sì, no, ma quello sì, sicuramente, insomma, dipende anche dallo stile di gioco di una squadra, no? Anche abbiamo altri bravi palleggiatori come Maier, Tabanelli, insomma, è il nostro tipo di gioco che vogliamo proporre, che abbiamo proposto l'anno scorso e vorremmo cercare di proporre anche quest'anno in Serie A, quindi è il nostro tipo di gioco. Se ci snaturassimo, credo che perderemo tanto, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché solo così possiamo fare qualcosa di importante. Quindi a San Siro avremo un lecce offensivo. Ma sicuramente nel limite del possibile andremo là per giocarci la nostra partita. Se andiamo là pensando di difenderci e non prendere gol, faremo una brutta figura sicuramente. Quindi, dato che è la prima giornata, non abbiamo niente da perdere, sicuramente andremo là con il nostro entusiasmo, con la nostra voglia e cercando di fare bene. Senti, quanto lo pensa quei due familiari, cioè che stanno in Italia, saranno un'amenaza a quei parenti, i due parenti della polizia? Ma sicuramente i miei genitori e qualche amico mio ci sarà. Per i miei genitori, insomma, devo tutto a loro, quindi è un premio anche per loro, no? Arrivare qua. Sono felice di questo perché comunque so quanto sono orgogliosi di me, so quanto hanno fatto dei sacrifici perché io possa essere qua in questo momento, perché davvero senza di loro, sembra una frase fatta, ma senza di loro non sarei qua sicuramente. Come si chiama? E I miei genitori? Sabrina e Vito. Vito. Senti, all'Inter Modric non è mai arrivato. A Lecce se lo sono costruito su di te. Ma di quel centrocampo chi pensi dover andare a fronteggiare? Brozovic? Ma è un centrocampo di assoluta qualità, nel senso chiunque giochi è sicuramente un giocatore di categoria importante, un campione, perché sono giocatori veramente importanti, fra Barella, Sensi, che sono due giovani secondo me più forti italiani che ci sono in questo momento, e poi c'hanno Brozovic che secondo me è uno dei mediani più forti in Europa, non lo dico perché giocavo contro l'Inter, ma l'ho sempre pensato, c'hanno Vecino, insomma c'hanno tantissimi giocatori che hanno qualità, quindi chiunque giochi è un campione. Alleanza qualche volta con gli spalti, gli spettatori ci sono andato. Mi sa che sono andato una volta a vedere il Milan con amici quando ero più piccolo, ma tanti tanti anni fa. Valutazione sui tre nuovi giocatori che hanno disputato la partita di Coppa domenica scorsa. Si sono già, soprattutto i due che fare, soprattutto con Riscoli sulla fascia destra, come li hai trovati? L'ho trovato soprattutto lui che ha giocato vicino a me molto bene, ha fatto pochi allenamenti con noi, quindi ha dato la massima disponibilità subito e come ha fatto tutti gli altri compagni. Sono giocatori che si sono messi subito a disposizione, appunto, e che hanno qualità e quindi credo che ci darà una grossa mano sicuramente.